Se vogliamo parlare di comunicazione territoriale e di comunicazione di impresa istituzionale in Sicilia, sicuramente c'è da registrare un deficit. Ancora si ha la sensazione che l'idea di comunicazione strategica non è passata e che la comunicazione a volte è l'ufficio stampa e a volte è la pubblicità fatta bene a livello tabellare oppure aprire una pagina su un social network come Facebook. Bisogna fare qualcosa di diverso e soprattutto sfruttare la comunicazione territoriale pensando a quello che è lo spirito del luogo e i luoghi della Sicilia sono bellissimi da raccontare accanto a quelle che possono essere le peculiarità dal punto di vista della creatività imprenditoriale, ma anche a quelli che possono essere delle buone basi di collaborazione con le istituzioni. Comunicazione pubblica d'impresa è un libro che ho scritto insieme ad Andrea Altinier, che cerca di essere una cassetta degli attrezzi utili per tutti coloro che fanno comunicazione, ma anche per imprenditori e rappresentanti delle istituzioni che vogliono capire come si può fare una buona comunicazione strategica. È un libro che parte dagli assunti teorici su quello che è appunto la comunicazione istituzionale, la comunicazione d'impresa e poi man mano affronta determinati temi come per esempio la comunicazione strategica attraverso un piano di comunicazione e anche come risolvere una situazione di crisi e quindi come fare un piano di comunicazione in una situazione di crisi. Non ci siamo fatti travolgere dall'era social, si parla di social network, ma si parla di social network nella misura in cui entrano prepotentemente nelle nuove forme di comunicazione. Quello che noi vogliamo dimostrare con questo libro è che si può fare buona comunicazione solo miscelando vecchi e nuovi media. E questo è un po' l'obiettivo che ci siamo proposti e pensiamo di esserci riusciti.